Allora, questa persona che ha fatto questa pubblicazione mettendo la mia foto sul profilo Facebook del Caffè Impero, probabilmente si è infastidita e ha messo delle parole in bocca a me, cosa che io non direi mai assolutamente. Gli attacchi Novax non si fermano più. Sui social è apparso un post attribuito inizialmente alla titolare del bar Impero in Largo Barriera, che prendeva di mira i Novax con parole e parolacce di astio nei loro confronti, con il monito di vaccinarsi e di mostrare il Green Pass se vogliono entrare nel locale. Peccato che sia una fake news. Daniela del bar Impero non ha mai scritto nulla del genere. Qualcuno si è divertito a screditare la donna con un fotomontaggio. No, guardi, assolutamente non vero. Noi purtroppo in questo momento dobbiamo far rispettare una legge che ci viene imposta, quella di richiedere il Green Pass a tutti. Probabilmente qualcuno infastidito da questa cosa ha voluto farmi questo scherzetto, diciamo, che mi crea un grande danno d'immagine, perché noi lavoriamo qui ormai da quasi 10 anni, siamo sempre stati al servizio di tutti indistintamente. Abbiamo anche delle manifestazioni Novax già da qualche settimana, abbiamo sempre servito anche loro, chi col Green Pass e chi senza Green Pass con l'asporto. Il post, prima di essere rimosso, ha potuto però fare il giro dei social ed è stato condiviso più volte da coloro che sono cascati in pieno nel tranello. La titolare del bar, non avendo le prove, non può indicare chi sia stato, ma un'idea se l'è fatta. Ho un'idea, perché stamattina è successo con qualcuno, ma questi battibecchi succedono spesso per persone che con persone che si infastidiscono alla semplice richiesta del Green Pass. Il danno d'immagine, però, come ha detto Daniela stessa, c'è. Molte persone utilizzano i social in maniera indiscriminata, senza rendersi conto del danno che possono provocare e che azioni come queste sono duramente perseguite dalla legge. Purtroppo questa cosa qua ha scatenato un danno enorme di gente che poi ha cominciato a scrivermi su Messenger o su WhatsApp, mi hanno offesa, mi hanno minacciata, e questo per me è veramente una cosa, devastante.